Eccomi ragazzi su Railway Empire, il mio impero ferroviario. Allora, vi mostro subito come sta procedendo. Allora, diciamo che qui una stazione di rifornimento non c'è, quindi la dobbiamo mettere, la mettiamo una qui. Ok, adesso qui siamo sulla tratta Chicago. Vediamo un po', eh. Chicago carne e Chicago latte, ok. Qui siamo a bordo della Baldwin 10 ruote, la 460, e qui a bordo della Dragon 51 Dragon 080. Però questo c'ha problemi perché non si è rifornita, quindi adesso dovrà caricare e rifornirsi. Poi questo per quanto riguarda Chicago Grand Tour. Qui abbiamo anche ancora carne per Chicago e Grand Tour a bordo della nostra Filadelfia. Guardate quanto è bella, da 060, è bellissima la Filadelfia, guardate. Poi spostiamoci, Chicago Toledo Merci, e qui siamo a bordo della Decapod 210, una delle più potenti, 148 forza di trazione, 148 ragazzi. Intanto mettiamoci il fuochista. Ok, poi abbiamo Chicago carne ancora, Chicago latte l'abbiamo visto, Chicago legno. Qui stiamo trasportando il legno a bordo della Philadelphia, anche quest'altro è il mio muletto preferito. Fargo Toledo, che è la tratta più lunga, ragazzi, guardate quanto è lunga. You should invest a little in your own shares, my dear. Guardate. Ok, ragazzi. Poi qui abbiamo Indianapolis, passiamo a Indianapolis. Qui Chicago stiamo trasportando birra, e devo fammi vedere perché c'è qualcosa che non qua. La Rassler Espresso no, dobbiamo cambiarla, quindi mettiamo questa che è merce, un po' più veloce. Mettiamoci anche un conducente, ok, un vagone, va bene così. Allora, scusate, diventato, eccolo qui. Effettivamente è più veloce, 59 km orari. Arriviamo a Chicago. La tratta è libera, quindi scarichiamo. Poi qui abbiamo Toledo passeggeri. Portiamo il cordone a Toledo. E poi Toledo San Luis passeggeri. Anche qui siamo a bordo della Rassler 4.0. Questa ci sta anche perché diciamo che, vediamo se la possiamo cambiare, l'Espresso, però è quella più veloce, perché poi c'è questo che è un misto, vorrebbe anche andare. L'Espresso è soltanto la Rassler, visto che sta trasportando un misto, però. No, lo lasciamo. Ok. Va bene ragazzi, queste I just sono cannot say no le at mie these tratte prices. ferroviarie. Spero che vi piacciono. Qui abbiamo messo una stazione di servizio. Adesso quello che volevo fare, siccome io qui, questa è l'ultima città che ho collegato, quindi Fargo, vorrei metterci, perché tanto poi qui la connessione si andrebbe fatta con loro, quindi, perché questa zona ancora è You bloccata. really should pay more attention to the Dovresti decidere più, maintenance of dovresti your dedicare più attenzione locomotives. solo alle locomotive, perché quali locomotive ci sono? Sono tutte quante in ottima forma, guardate. Ecco, forse questa qui, Gran Turco. Vabbè, adesso si andrà in manutenzione, no? Anche perché qui c'è una torretta. Però, vediamo un po', eh. I soldi li pure abbiamo. Vediamo un po' se la posso quasi ampliare. Vediamo un attimo se a Indianapolis Gran Turco c'è. No, c'è, ecco, abbiamo costruito un magazzino adesso.
Devo portare la stoffa, lo zucchero, insomma ci sta parecchie cose da fare, è qua tutto da collegare ancora. Guardate. Città per città facciamo. Ok, a bordo della Filadelfa voglio salutarvi. Eccola qui. Ah, questa c'è il guasto. No. Ok, a bordo di. Ecco. E poi cambia anche il suono, ragazzi, e la velocità è effettivamente ci sono le variazioni, pendenza, cioè è ben fatto come gioco, è veramente ben strutturato, eh? Ben strutturato. Allora, qui che stai facendo? C'è un segnale di fermo, perché? Ah, ok. Ok, ripartita. Era in attesa di trasportare i passeggeri e birra a Toledo. Vediamo se si rifornisce. Guardate quanto è bello. Non so se lo fa vedere. Guardate. Si vede proprio che sta ricaricando. Praticamente ha ricaricato sia l'acqua, l'olio che. Allora, l'acqua, olio e sabbia, vedete? Ha ricaricati. Ok, ragazzi. Buona giornata. Toledo assume posizione critica. Reporter espone malumori. In questi giorni Toledo, Raiwa, non ha vita facile con i cittadini di Toledo. E, come se non bastasse, il volume della posta è in diminuzione. Tutto è cominciato con una serie di rivelazioni che hanno esposto i pericoli e le mediocri condizioni di lavoro. Nonostante nulla di tutto ciò sia stato confermato, gli abitanti di Toledo hanno perso per ora interesse nelle stazioni e nei treni. E Chin vabbè, up, sweetie. ce ne faremo There's una no such ragione, thing as penso. a Se bad ne press. faranno una ragione. Ok, ragazzi, vi auguro una buona giornata. Costa troppo.